Il Natale è qui, guarda, Lavanoni, Cannavaro, il dottore, il famoso dottore Iannacci. Ecco lì Gigi D'Alessio, sta tagliando. Perché il mio mestiere era e lo è certamente cuoco, che ho fatto 10 anni sui Transrover Express. Fatto esame e tutto, e poi sono passato per fare il cuoco. Allora viaggiava, già lì viaggiavano gli artisti, come Sordi, come Totò, come eccetera, eccetera. E io facevo il cuoco, ho fatto per 10 anni. E lì ho fatto il tirocinio, e lì ho fatto un'esperienza veramente bellissima, pure lì, perché non è che il treno aspetta te, se il treno se ne va al mattino e andava dappertutto. Questi c'era un collega che si chiamava Mario Cucca, che era parente di questa valletta che lavorava con Enzo Tortora. Questa valletta, naturalmente, poi l'hanno portata a Tortora. Tortora mi disse: guardi, io voglio fare un rinfresco, non un pranzo, però lo possiamo fare a pomeriggio quando non c'è nessuno. Ci ho detto certo. E abbiamo fatto che lui doveva offrire a questa valletta che era sardagnola. Eccola qua, questa, se non mi sbaglio. Questa qui. Per le fotografie, le prime le feci io e Nunzio Gallo. E lì è cominciato. Gli ho fatto questo rinfresco di là, perché non ci siamo messi d'accordo poi dopo che sono venuto qua, e l'ha fatto là Enzo Tortora. È lì che ho conosciuto a Tortora bene. Venendo qua è stato meglio perché qui sono più esposto a Corso Buenos Aires. È stato molto meglio. Ho comprato qua i mobili. Un pezzo alla volta, sempre, perché non figlio di gente povera, a San Severo, provincia di Foggia, mio padre e mia madre abitavano in un pian terreno di 20 metri, 25 metri, lì siamo nati tutti, i fratelli, siamo nati tutti. E lì mia madre faceva il pane, lo faceva lei, i biscotti lo faceva lei, faceva tutto lei. Poi mio padre vendeva la carne, allora c'era qualche macelleria a San Severo, una, due, non di più. Allora mio padre vendeva la carne in casa, si chiamava di contrabbando, ma non era perché non c'erano le macellerie. E ha fatto questo discorso qua. Merola è venuto qua perché avevo saputo, anche lui si vede, che una sera io cammino un po' dentro, mi affaccio un po' fuori e ho visto a Merola, e mi sbaglierò, ma è Merola, lì dirimpetto proprio, lui e altre due persone. È venuto dentro, che si chiamava di soprannome San Benzano, è venuto dentro, dice: ma Mario, che sapevi il mio nome, l'avevo saputo, ma tu l'hai vista il maestro a Mario Merola? Stavo vedendo prima, perché non entra niente, diglielo tu. Sono uscito ancora, ho detto: maestro, beh, lei si è messa a ridere, sono andato io, entra dentro, venga dentro. E così io ho conosciuto a me che quando ero ragazzo, che avevo 10, 12 anni, 13 anni, salivo sugli alberi per sentirlo cantare giù a sud, perché Merola era Merola, nel senso perché non si inventava niente, lui. E niente, poi quando me lo sono visto qua, ho visto la mia gioia, diciamo, la mia situazione. E lui mi faceva mettere per forza il disco 100 anni, si chiamava, che ce l'ho ancora chiuso. 100 anni, che fece anche un film, lui e Gigi D'Alessio. E lo facevo un po' apposta, la buonanima, perché vedevo proprio la sincera cosa, perché 100 anni, che succedeva? Mentre, ma lascia stare, maestro, no, tu la metti, no, tu la metti. E io lo mettevo, però non ce la facevo. E venivano le lacrime agli occhi. E lui quando mi vedeva era la sua gioia, perché 100 anni era una storia dei miei grandi, quella che è successa a me quando ero ragazzo e sono venuto a Milano, lasciando papà, lasciando mamma, fratello. E allora, capirai, e mi venivano le lacrime perché era la mia storia. L'importanza è stata che hanno fatto una trasmissione
Maica Bongioni, direttore di Rete 4, e Pellegrini, famoso Pellegrini che c'è ancora tuttora, che fece una trasmissione che si chiamava Viva Napoli, proprio Viva Napoli. Allora sono venuto qua e dice: Mari, possiamo parlare un attimo? Parliamo. Cosa è successo? Dice: no, noi dobbiamo fare una trasmissione che deve durare un bel po' di anni, che sono 3-4 settimane all'anno, che si chiamerà Viva Napoli. Gli artisti verranno tutto, poi alle 12:30 finiscono, noi vogliamo venire a mangiare qua. Alle 12:30, vabbè, facciamo una cosa, la risposta la do fra 2-3 giorni, perché devo chiedere anche il personale. D'accordo, noi abbiamo accettato di fare questa trasmissione Viva Napoli, e lì sono venuto a flotta, sono venuto assai, ma non 2-3, erano ogni sera, erano sti 3-4 settimane all'anno che erano mesi di lavoro, perché quando io finivo il mio lavoro alle 12:30 attaccavo a fare a loro, e puoi immaginare, questo posto non c'era ancora, c'erano tutti di là che erano 100 posti, e il discorso è venuto da questo, che abbiamo fatto questo Viva Napoli. Facendo questo Viva Napoli facevo trovare tutti gli antipasti a tavola, perché loro avevano capito come mangiavano, perché se ingrassavano di un grammo si ingrassavano. E allora avevo fatto questo tipo di mangiare sempre pugliese. A tavola trovavano tutto già pronto, si sedevano e mangiavano come antipasti, come crudité, finocchio, sedano, eccetera, eccetera, più burrate, mozzarella e affettato. Trovavano tutto a tavola, vino, acqua, eccetera, eccetera. Maica Bongioni sedeva di là, con il nord, e di qua, perché questo non c'era, sedeva i napoletani che venivano da Napoli, si chiamava Viva Napoli, Merola, D'Alesia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è stato l'inizio, che è cominciato ad andare forte, 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 e si è fermato dopo 10 anni. E ho fatto venire i falegname, perché i falegname poi erano qua che hanno fatto tutti i lavori in legno che voi potete vedere. Queste catte, queste qua l'hanno fatto dal mio paese, da San Severo, perché i falegnami lì non ce n'è quasi più, lì c'erano ancora. Li ho fatti venire da di là, che dormivano qui sul corso, qui mangiavano e facevano il lavoro manovale. E quando dovevo mettere le fotografie, l'ho fatto mettere a loro, perché loro sono del mestiere, sincronizzato, vedete, lì lo dicevo però. Questi li metti così, li metti qua, quell'altro li metti qua, quell'altro li metti là. E loro li mettevano come si nota ancora bello tutti dritti. Di Natale è qui, guarda, tra me e mia moglie, e a essere sincera l'ha portata la bionda, come si chiama? Spagna. Bravissima anche lei, mi piace come canta e tutto. Ed è stata una settimana prima di portarla, perché la Tina Turner non andava quasi a nessun posto. Allora lei ci disse: guarda, che ti puoi fidare, insomma, eccetera, eccetera, perché Mario, bravissima persona, ha un locale sincero, eccetera, eccetera. E allora è venuto dopo 7-8 giorni. Abbiamo detto prima che per me, lo dicevo anche con loro, che Merola era il primo di tutti. E poi è venuto anche Gigi D'Alesio, che è stato battezzato da Merola, ha scoperto Merola. E poi venivano tutti quanti loro, però me non lo potevano toccare.